Una di queste soluzioni innovative è certamente quella che abbiamo indicato con il protocollo Italia-Albania per processare in territorio albanese ma sotto giurisdizione italiana ed europea le richieste di asilo. Quando ho sottoscritto il protocollo con il primo ministro Rama, a cui voglio rinnovare anche in quest'Aula il mio ringraziamento per il grande gesto dallo spirito europeo che ha compiuto, mi sono augurata che potesse diventare un modello. E con orgoglio oggi possiamo dire che lo sta diventando. La maggioranza degli Stati membri, infatti, ha di recente sottoscritto e inviato un appello alla Commissione europea per chiedere che l'Unione europea segua il modello italiano dell'accordo con l'Albania. Perfino la Germania, attraverso le parole della socialdemocratica ministra dell'interno Nancy Faeser, ha dichiarato di seguire con interesse questo accordo. Qui il cambio di passo c'è stato e si vede. Sono orgogliosa del contributo che l'Italia ha dato in questa direzione per invertire la rotta.